Dal 1998 l'Arboretto Teatro di Moro di Mondarino è un centro nazionale che si occupa dei processi creativi, accoglienza degli artisti per residenze e formazione. Il teatro nel bosco e le case forestiere sono un'esperienza nazionale che in qualche modo ha qualificato in questi anni il processo creativo delle opere contemporanee. Il teatro di Mora offre proprio questa possibilità, isolarsi da tutta la quotidianità, da tutto il caos di ogni giorno, isolarsi in questo spazio perché il teatro appunto è immerso nel verde e quindi vivere proprio ogni momento della giornata, non solo il momento delle prove, del lavoro concreto, ma anche il cenare, il pranzare insieme, e quindi è veramente un'esperienza di vita molto forte. Io sono Francesca Giuliani e mi occupo per l'Arboreto della cura e della formazione del pubblico, sia attraverso la cura dei blog Sguardi Mora e Residence XL, che tengono traccia del lavoro degli artisti attraverso fotografie, approfondimenti critici e interviste, sia attraverso specifiche azioni mirate al coinvolgimento anche di nuovi pubblici. Le due azioni principali sono la scuola elementare del teatro e della danza e il pane quotidiano, la moltiplicazione degli sguardi. La scuola elementare del teatro e della danza, progetto coordinato insieme a Margherita Gigante, è volto ai bambini e alle bambine delle scuole del territorio, in particolare di Mondaino, ma che negli anni si è aperta anche alle scuole limitrofe, e intercetta varie fasce di pubblico, dalle scuole materne alle scuole medie inferiori. Il progetto, costruito a stretto contatto con le insegnanti, mira a sviluppare una relazione significativa fra il teatro e la scuola, con l'intento di mettere in gioco e in scena i pensieri d'arte dedicati alle giovani generazioni, per stimolarne la creatività. L'azione mira a coinvolgere i bambini e le bambine attraverso la visione degli artisti in residenza, quindi mettendo la centralità sul processo creativo piuttosto che sul prodotto. Il coinvolgimento così, nel tempo condiviso, avviene attraverso un incontro che è sempre diverso, il più delle volte partecipativo, perché diverso è il lavoro in corso, l'artista presente e le modalità di dialogo che quindi si strutturano. A noi piace pensare che il teatro e l'arte possono essere vissuti anche come un tempo e uno spazio per ripensare ai valori e ai sentimenti della cultura e della natura senza soluzioni di continuità. Per questo il progetto è costruito per rimettere i bambini e i ragazzi al centro dei processi di ascolto e di visione. Il pane quotidiano, la moltiplicazione degli sguardi, è invece un progetto dedicato e pensato per gli adulti. Si tratta di un gruppo di abitanti di Mondaino e dei paesi limitrofi che hanno risposto a una chiamata che abbiamo fatto per invitarli a entrare dentro le residenze creative, per seguire quindi da vicino quei laboratori dove si mette in moto l'immaginario, nel momento in cui si può cogliere anche la temperatura emotiva e immaginifica di un'opera, entrando in qualche modo a far parte di quelle tessere che vanno a dettagliare quel mosaico di incontri e geografie, di spaesamenti emotivi e imprevisti necessari che dialogano con la ricerca creativa dell'artista. Grazie al passaparola il gruppo è in costante aumento e metamorfosi, e questo per noi è fondamentale perché questo incontro segna, come già emerge dal titolo, quella moltiplicazione degli sguardi e quindi dei pensieri che è vitale per noi, per l'artista in residenza, ma anche per i partecipanti stessi che prendono parte ai dialoghi e si mettono in gioco grazie alla libertà che il reciproco ascolto e la condivisione dei pensieri possono far esistere.